sembrerà un look che ho fatto un po' di tempo fa. Effettivamente ci assomiglia, ma. Ma io adoro l'oro, adoro il bronzo, quindi mi piace fare questo tipo di look. E questo in particolare è riscaldato e reso leggermente più originale dell'altro che avevo fatto da un tocco di rosa. Anche se con questa luce sparaflesciata non si vede moltissimo nella piega dell'occhio. A dare un po' di romanticità al look. Allora, la particolarità di questo video è che tutti i prodotti che ho usato, almeno la maggior parte dei prodotti usati, sono i prodotti della Funky Fresh, di cui ho appena fatto la review, perché credo che sì, fare una review, parlare, dire sì, secondo me sono buoni, non sono buoni, eccetera, eccetera, possa essere utile, ma ancora più utile proprio vedere un trucco fatto con questi prodotti, vedere quanto rendono, come sono applicati nell'occhio, eccetera, eccetera. Anche il blush di Funky Fresh, anche il fondotinta di Funky Fresh, il rossetto è l'Indian Pink della NYX, che sembra fucsia in questo momento, però dovrebbe essere un rosso corallo con dei riflessi dorati molto accentuati. E niente, vi lascio il tutorial, io scappo che sono in ritardissimo come al solito. Vi lascio un bacione, ciao! Stile Allora, stendo come base la neurodotata crema giovane Amanda Pari, dell'Iveco, disponibile in realtà vive una che situazione di dopo una... stress, ha Scusate, ho riferito il spinguato il 15 visore, del 7. non si sente niente. Che dopo un'accurata analisi ho scoperto essere la migliore base che ho in casa. Fra correttori, ombretti in crema che ho, eccetera, eccetera, matitoni. Questa è quella che dura di più, che rende il colore più bello e che mi soddisfa maggiormente. Iniziamo con Gold, nell'angolo interno dell'occhio. E questi sono i pigmenti della serie Marvelous Metallics. E l'uso bagnato. Con un pennello piccolino vado a stenderlo. Come potete vedere, questi colori metallici, al contrario di quelli pastello, sono molto molto pigmentati. Vi ricordo sempre che io faccio la base dopo il trucco degli occhi perché tendo a mettermi l'ombretto ovunque. Allora, poi prendiamo bronze, sempre con un pennellino piccolo e sempre bagnato, e lo stendiamo sulla restante parte della palpebra. O almeno io uso un pennello piccolo perché mi è un po' più comodo. Riesco a stendere il pigmento in maniera più concentrata e quindi il colore mi risulta un po' più vivido. Cominciamo a unire i due colori. Ecco, facendo questi movimenti avanti e indietro, avanti e indietro. E lo cominciamo a portare un po' fuori. Poi con un pennello a sfumatura prendiamo sempre lo stesso colore, il bronze. Poco poco, battiamo il pennello e lo sfumiamo anche nella piega. Boh, abbastanza basse, con la sfumatura del bronze. Ok, poi prendo oro rosa di trucco minerale. Questo io poi voi ovviamente vi arrangiate un po' con ciò che avete in casa, non necessariamente per un unico trucco comprate un colore, però questo colore è molto bello, quindi ve lo consiglio. E lo vado a mettere ai bordi di bronze in modo da riscaldare un po' tutto il trucco e dargli un tocco rosa, ma che comunque rimane dorato e quindi non va a alterare più di tanto il colore del trucco. Mi piace molto l'effetto che fa. Bene, anche questo vuole essere un trucco molto molto sfumato. Eventualmente pulite anche un po' il pennello sulla vostra pelle, sulla vostra mano per rimuovere gli eccessi. In modo che poi col pennello non aggiungete ulteriore colore, ma sfumate quello che avete già applicato. Ok, poi per la parte inferiore degli occhi uso questo pigmento della Gouache,
questo bellissimo blu mare che si chiama infatti Simi, che mi ha regalato una mia carissimissima amica di YouTube, anzi amica di forum, amica di YouTube, amica di chiacchierate, di cui ho già parlato nel mio video tag Share the Love. Tanto scompaio perché sto cercando un pennello, che è sono la vita. E questo, che è pigmentatissimo, i pigmenti della gouache sono veramente pigmentatissimi, bellissimi, però credo che la gouache non ci sia in Italia. E anche questo lo vado ad applicare bagnato, anche se comunque asciutti già di per sé sono molto molto vividi come colori. Sotto l'occhio. Vi sto usando il Lengo Brush della linea studio dell'Elf. E lo andiamo a congiungere con l'oro. Se volete lo potete anche leggermente allungare. Ok. Sfumo leggermente con il mio pennello a sfumatura. Tutto verso l'esterno qui. Matita nera all'interno dell'occhio. Anche su. E come light applico pearl. E questo lo uso asciutto. Proprio sotto. Oddio, questo è veramente pigmentatissimo. Sotto l'arcata sopraccigliare. E lo sfumiamo bene verso il basso. Prendo la sfumatura, perché è veramente intensissimo questo colore. Sfumiamo. E ora vado a mettere l'eyeliner, mascara e torno. Allora, volevo farvi vedere questo metodo per mettere il mascara che ho imparato da Michelle Phan, che è il metodo del biglietto da visita, etichetta dei vestiti, eccetera, eccetera. Con questo possiamo tirar su le nostre ciglia senza andare a rovinare il trucco e prendere veramente ogni ciglia a una col nostro mascara. E colorarle per benino col mascara e avere veramente un effetto di ciglia molto molto separate. Vedete? Già questo mascara di suo dà questo effetto perché ha questa forma fatta apposta per separare le ciglia, ma con questo metodo la cosa viene veramente massimizzata. Sono scolata di usare il piegaciglia, quindi le mie ciglia sono un po' affuso, ma vabbè. Così vedete proprio le proprietà incurvanti di questo mascara senza il supporto di un piegaciglia. Non è molto incurvante comunque, però separa bene le ciglia, questo mi piace. Come vedete, questi ombretti lasciano molti glitter, quindi vi consiglio di passare un po' di struccante prima di fare la base. E ok, passiamo alla base. Io la farò completamente minerale, a partire dal Multitasking Concealer dell'Everyday Minerals, che userò come correttore. E lo comincio a mettere sotto gli occhi con un pennello piccolino e movimenti leggeri, proprio nella zona dell'occhiaia, senza andare oltre dove non è necessario, insomma. Ok, poi lo vado a mettere dove ho rossori. In questo caso sarebbe più indicato usare un correttore verde, ma io non mi ci trovo particolarmente bene, quindi vado di multitasking. E là dove ci sono imperfezioni. Ok, siamo pronti per passare al fondotinta.
Io l'ho messo in questa ciotolina di vetro, ma sarebbe meglio una ciotolina di ceramica. E appunto questo che vi faccio vedere è il medium nella formulazione neck cover up, quindi il più coprente. La parola d'ordine del make up minerale è: poco è già troppo, quindi mettetene inizialmente una piccola quantità ed eventualmente aggiungete in seguito. E come vedete la coprenza è buona, non è perfetta ma è buona. Rimane molto leggero. Si fonde bene con l'incarnato. Opacizza. Come bronzer uso il mio amatissimo bronzer del duo dell'Elf e uso questi movimenti a C per rendere il tutto più soft, per non fare un contouring troppo accentuato ma molto naturale, in più per riscaldare un po' il mio colore. E se volete potete insistere in questo modo, in questa zona. Come blush c'è veramente l'imbarazzo della scelta, in questo caso userò il Pinky, sempre con il mio amatissimo pennello dell'Elf. Metto un pelino di highlighter, Angel Dust, così col dito. Siamo una piccola C. E come rossetto assolutamente l'Indian Pink. Avendo appunto dei riflessi dorati, sta molto bene con questo trucco. Ok, il trucco è finito, questo è il risultato. E spero che vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao!